Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti al mio video per The Old Blood. Ringrazio Cristian Montagna di avermi dato l'opportunità di fare questo video. Parlerò della mia storia, dei Memories of Lost Soul. Io sono il chitarrista Buzz e attualmente mi trovo in sala prove. Questa è la sala dove proviamo, sono i laboratori musicali di Teresa Masciandaro. Tutto è iniziato qui, si può dire. In realtà la mia band è nata, noi siamo del 94-95 come formazione. E fondamentalmente è nato tutto così, cioè eravamo col mio migliore amico, il Max, in un negozio di dischi, all'epoca il centro dischi, in cui potevi praticamente selezionare un CD, inserirlo in questo lettore e ascoltarlo prima di comprarlo. All'epoca ascoltavamo un po' di musica in generale, un po' di tutto. E quando a un certo punto, provando nei lettori vari tipi di genere di metal, misi su Schizofrenia dei Sepultura. Allora, niente, questo brano partiva con questo urlo pazzesco, questo. E io dissi al mio migliore amico, mi girai e dissi: Max, cavolo, senti che urlo, senti come canta questo, potrei farlo anch'io. Io ho sempre avuto la passione, diciamo, per l'horror, per il tetro, per questi generi dark, film horror, ambientazioni particolari. E così niente, decidemmo di provare a fare questo genere, andammo in sala prove, appunto qui, e cominciammo queste prove, cominciammo a suonare, era appunto il 94-95. Ebbene, io cominciai a fare questi vocals al microfono, questo, non c'è il microfono, va bene. Comunque, e niente, lui cominciò a suonare la batteria e vedemmo che effettivamente sì, questa cosa si poteva fare, cioè ero portato, mi uscivano questi vocals, lui imparò la batteria e niente, e cominciammo così a fare il primo demo. Il primo demo su, diciamo, su consiglio di Andrea Rizzuto di Glacial Fear. Nel frattempo abbiamo fatto amicizia con quello che era la scena catanzarese, i nostri vicini, la scena siciliana, tutti questi gruppi storici, Schizo, Sinoat, gli Infernalia. Ebbene, allora niente, ci consigliarono di andare a fare questo primo demo. Andammo a Messina da Camillo Samperi, un fonico molto, molto bravo all'epoca, adesso non propriamente metal, anche adesso lavora, ma insomma non fa propriamente metal, però il demo venne bene, venne un bel prodotto che fu recensito sulle maggiori riviste, fra cui Metal Shock. Ricordo la nostra prima recensione fu appunto di Faban, del cantante degli Abborim, che scrisse: cavolo, un gruppo che fa death metal svedese a Reggio Calabria. Sì, perché noi siamo sempre stati influenzati, diciamo, da questo genere melodico, questo death metal di stampo svedese. In realtà, piccola parentesi, all'epoca non c'era ancora la possibilità di fare dei CD. Almeno non per noi, quindi andammo con questo master che ci fu dato a Messina in bobina, in queste bobine di nastro analogico, poi a riversarla su un DAT, su un nastro digitale per l'epoca, una cassettina, e poi da quella riuscimmo a farci delle copie. E così nacquero appunto le prime demo-cassette. Avevamo queste cassette masterizzate a casa con la doppia piastra, in cui praticamente mettevamo la copertina fotocopiata a colori, ritagliata. E niente, c'era questo sistema strano, praticamente si mandavano in giro questi demo tape.
Ricordo di averli scambiati con molti gruppi all'epoca, anche poi man mano che le recensioni andavano in giro, molte persone ci chiedevano questi demo tape, venivano mandati appunto tramite posta con una busta. E alcuni gruppi rispondevano mandando il loro, altri mandavano dei soldi direttamente dentro la busta, 5 euro all'epoca, no, 1000 lire all'epoca. E poi noi con questi soldi praticamente spedivamo e ci tenevamo qualcosa. E ancora conservo una cassetta che sta qua in giro da qualche parte con dentro un sacco di lettere, anche scritte da ragazzi che gli era piaciuto il demo, fans, eccetera. Questo è un passaggio molto importante perché alcuni di voi sono passati direttamente al CD, all'MP3. I gruppi di una volta, invece, hanno cominciato così, col demo tape. E poi niente, poi praticamente andammo in giro a suonare sempre con questo demo. Lo mandammo alla Glutination nel 98. Venne notato da Gerardo Cafaro, il manager della Glutination, l'organizzatore, che ci fece fare questo primo grande festival. Nel 98 suonammo con gruppi grossi già arrivati. Per noi fu un'esperienza mistica, un'esperienza pazzesca. Non avevo mai suonato con band grosse di grosso calibro. E così, presi bene da tutto, decidemmo di andare avanti, di fare il nostro primo vero CD, che fu registrato qui, perché appunto lentamente questa sala prove Teresa la trasformò in uno studio di incisione. Come potete vedere, qua adesso c'è il nostro grande fonico Lex, un cazzo di genio, quello che c'è dietro tutto il lavoro dei Memories. Infatti adesso ovviamente sta lavorando al nuovo disco che è in uscita questo mese. Potete sentire qualcosa, capire qualcosa. Le si alza un po'. Un po', perfetto. E niente, qui realizzammo il nostro primo CD, Distorted Perceptions, che andò veramente bene. Fu veramente un disco di death melodico pazzesco, realizzato in Italia. All'epoca, ricordiamo, non c'erano veramente dei gruppi come gli At the Gates, Dark Tranquillity, di questo filone. Al quale ci ispiravamo, questo filone che io sentivo più mio perché potevo esprimere al meglio le mie emozioni. In seguito suonammo, purtroppo, ecco, questa è una dolente nota, ci furono dei cambi di formazione. I Memories vengono giustamente annoverati fra i gruppi storici. Anche soprattutto nel loro genere, però purtroppo diciamo, in realtà abbiamo solo quattro uscite ufficiali, quattro dischi in 20 anni di carriera. Io avrei voluto fare molto di più, ma effettivamente ricordo che dopo l'uscita di Distorted Perceptions ci fu il primo vero crollo. Di noi andarono a fare altri generi anche più commerciali per l'epoca, rock and roll, roba, insomma. Io ero convinto dei fatti miei, ero convinto di continuare a fare metal. Sapevo che il death metal era il mio genere. E così ho continuato, ho preso altre persone e ho cambiato altre due formazioni fino ad arrivare all'ultima. Purtroppo c'è da dire che a Reggio Calabria la situazione non è come al nord, cioè qui è molto difficile trovare qualcuno che suona, non c'è assolutamente nulla, c'era solo questo posto quando eravamo ragazzi, un negozio di dischi, veramente molto poco. Credo comunque che siamo stati anche abbastanza fortunati. Visto com'è il discorso in Calabria, ma purtroppo sì, abbiamo avuto
abbiamo avuto un altro cambio di formazione e spesso ci siamo dovuti accontentare, mi sono dovuto accontentare di persone che non erano propriamente del settore, che non erano propriamente metallare, diciamo. Quindi un consiglio che posso dare a chi ancora crede nel metal, a chi vuole formare una band, è sostanzialmente quello di scegliere persone come voi, persone che perseguono i loro stessi obiettivi, persone che vogliono quello, che non hanno mille progetti, che poi si sa, chi fa mille cose alla fine non ne fa bene una, diciamo. Quindi l'importante è questo, è trovare persone che credono nella vostra musica, che non vi abbandoneranno mai. La tecnica poi viene col tempo infatti siamo andati sempre di più complicandoci, intricandoci, diciamo. È diventata qualcosa di più progressive, con degli inserti gotici, degli inserti cantanti femminili, voci pulite. Col tempo è diventato un genere particolare, un genere che in realtà non ha uguali, come ha detto su metal.it, come è stato valutato su metal.it l'ultimo disco, Empty Sphere Requiem. Praticamente il recensore ha detto che forse abbiamo inventato un genere, cioè non esiste niente di simile in Italia. In realtà noi ci ispiriamo a qualcosa di molto più concreto, come i Disillusion, i Persephone, questi gruppi death melodico che comunque fondono degli elementi di stampo progressivo, degli elementi gothic, ambient. Cerchiamo di unire un po' tutto per fare una gigantesca colonna sonora metal. Questa è l'idea. Io andrò sempre avanti in questo senso, non mollerò mai, non come molti miei amici che magari hanno preferito fare altro, fare doom, fare rock and roll. Io farò sempre death metal perché è il mio sound e la mia musica. Niente, che altro vi posso dire? Io, ecco, il mio destino per certi versi è molto simile a altre persone che hanno ricercato un tipo di metal così particolare, come, non lo so, Fabban, degli Abborim, Talamanca, dei Sadist, i grandi Sadist. Abbiamo sempre cercato di fare un genere non di nicchia, quindi noi sostanzialmente facciamo un sottogenere in un sottogenere che è il death, e quindi giustamente è per amanti, per cultori. Questo è un lato positivo come un lato negativo, nel senso che se ti piace quello automaticamente ci conosci. Anche questo succede anche all'estero, infatti abbiamo un fan club in Francia, l'Italia non l'abbiamo mai considerata più di tanto, tutto sommato, né a livello di etichette. Abbiamo avuto due contratti, l'ultimo è con una label finlandese, la Inverse Records. Quindi, niente, sull'underground questo, diciamo che in Italia. Ecco, in Italia il discorso underground è particolare perché magari molti tendono più a ascoltare generi più sanguigni come il thrash, come il brutal. E il metallaro qui è molto settoriale, magari dice, ecco, questo non mi piace, quello ha troppa melodia. Vi ricordo che c'era uno, un tizio che ha fatto proprio nel suo gruppo, metteva proprio la scritta No Melodies, perché mi conosceva, lo faceva apposta, sì. No, vabbè, io credo che i generi siano vari, ma che soprattutto ci voglia rispetto per il musicista, perché chi è musicista sa effettivamente cosa facciamo, cosa subiamo, cosa abbiamo dovuto fare negli anni per mantenere il nostro gruppo. E quindi
quello che dico io, ci vuole il rispetto per il musicista a priori, a prescindere da quello che fa. Cioè io faccio questo, se ti piace, ok, ascoltalo, se no, niente, passa avanti, ma voglio dire, senza parlare in altri modi. Io stesso mi sono posto male, tutto sommato, in gioventù. È stato difficile per me trovare degli spazi proprio per i problemi elencati, però abbiamo anche fatto bei concerti, bei festival. Quando c'era qualcosa che contava, posso dire che siamo sempre stati chiamati. Abbiamo suonato dal 2004 in su. C'è stata una scena a Catania dove hanno chiamato molte band estere, tra cui Rotting Christ, Grave. Abbiamo fatto un tour con i Vision Divine, con Olaf Thorsen, un mio grande amico e nonché fan. E io sono fan suo, perché diciamo fra chitarristi, insomma. E ho conosciuto di persona molti gruppi, Sadist, all'epoca. Con Crust, con Oi No Sgato, un mio grande amico e un grande batterista, conosciuto batteristi pazzeschi, Max Marzocca dei Natron, appunto, tutta la scena pugliese è stata, per quanto riguarda il death metal, è stata seminale. Poi niente, abbiamo continuato a fare grandi live fino al 2017 con. Mi sembra 2017, la nuova edizione dell'Agglutination con i Vader e i Sodom. E adesso in questo periodo con la pandemia è stato un po' un casino per i live, però ecco, c'è una novità che vi annuncio. Il mio fonico, sempre questo qui, si è rotto le palle di avervi a casa sua e praticamente dalla mattina alla sera. E praticamente mi ha fornito questi strumenti, questo programma che usiamo, questo Pro Tools, mi ha insegnato ad acquisire i suoni, ad acquisire le chitarre, tutto quanto. Quindi quello che sentite è il prodotto di questo, il nuovo disco e tutti quelli che verranno. Io spero che questo agevoli molto la produzione dei memories. Il fatto di potermi registrare, di poter progettare le canzoni a casa, mi dà un grande vantaggio. Infatti, oltre a questo che sta uscendo, ho già in programma un nuovo album, quindi mi posso portare avanti col lavoro, e con questo spero di non dover fare attendere i fan così tanto, come è successo, sempre un disco ogni 5 anni, ogni 6 anni. Adesso andremo molto più spediti, e questo è bene perché questa pandemia mi ha insegnato questo, a non mollare e a fare le cose, a cercare di fare le cose anche col poco che ho. In realtà ho montato un vero e proprio studio a casa, grazie all'ex, e quindi poi riusciamo a ottenere questi risultati. Riusciamo a tenere questi dischi. Io registro tutto e poi alcune cose certo le facciamo qua in studio, come la voce in queste sale, qui dentro è stata registrata la batteria, è stata registrata la voce qui col microfono. E poi niente, poi lui do tutto a lui tramite un hard disk, pennette, cose, e poi lui fa il CD, fa il disco vero e proprio. Quindi Tutto questo ci porterà a essere più rapidi, più veloci. E spero in questo senso di andare avanti e di fare almeno altri due o tre dischi nella mia carriera. Questo qui, l'ultimo che esce questo mese, secondo me è uno tra i lavori più maturi che abbiamo mai fatto. E secondo me vi piacerà molto. Che dire, io niente, sempre riguardo all'underground, ripeto, il mio rapporto è stato un po' particolare per un discorso di genere. Diciamo, vengo considerato anche uno un po' snob. In realtà chi mi conosce lo sa, ho solo dei gusti particolari, non
non ce l'ho con nessuno, anzi mi ricollego al discorso di prima, io rispetto tutti, però sono uno dai gusti un po' difficili. Ogni tanto sui social magari commento, faccio battute negative, ma chi mi conosce lo sa che io scherzo, sono un buon tempone tutto sommato. E niente, è veramente una persona amichevole e amante della musica. Non ho mai cercato il successo, anche per questo mi sono sempre trovato bene nell'underground. Io l'unica cosa che ho cercato, diciamo, che cerco è una maggiore condivisione. Cioè, mi piace che la gente ascolti Memories, perché la musica è il mio modo di esprimermi, cioè io attraverso i memories, appunto, si chiamano memorie di un'anima persa, per questo, perché io fondamentalmente registro e canto, esprimo quello che ho dentro. E quindi mi piacerebbe avere sempre una maggiore condivisione, perché questo per me significherebbe essere capito, essere compreso e tutto sommato anche sentirmi meno solo, più accettato. Questo è anche un motivo fondamentale per il quale suono, perché per me è un linguaggio, è un modo di dire quello che sento. Non ho mai cercato di fare la botta, di fare anche se non mi dispiacerebbe, ma comunque io spero di essere sempre considerato e di venire considerato come uno che comunque nel suo genere qui in Italia ha fatto la storia. Tuttora ritengo che non ci sia un gruppo come i Memories, e tuttora credo di avere ancora molta ispirazione e molto da dare. Che dire, niente, ringrazio Cristian Montagna. Ringrazio tutti ragazzi, un saluto anche dal magico Lex. Prossima Ciao a tutti. settimana potreste anche sentire qualcosa. C'è sto rischio. C'è questo rischio. Niente, ringrazio tutti, è stato un piacere. A presto, stay metal e mi raccomando, Memories of a Lost Soul.